Lazio 0, Milan 3, pazzesco! Pazzesco davvero all'Olimpico, adesso possiamo dirlo. E poi ovviamente qui sotto nei commenti datemi anche, o meglio nella live e poi per chi guarderà il video domani, datemi i vostri migliori in campo. Buonasera a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, benvenuti in live. È Lazio-Milan, 30ª giornata di Serie A Team, è una gara importantissima, obiettivi diversi ma stessa voglia di vincere, la Lazio per sognare ancora lo scudetto, il Milan per sognare ancora l'Europa League, insomma il pepe su questa partita c'è come. Pronostico Lazio-Milan 4-2, per me finisce 1-1, beh fatemi sapere voi nei commenti quanto finirà la partita, vi regalo proprio un cambio di inquadratura totale, in modo che vi racconto anche le formazioni, tra 3, 2, 1, eccoci qui in grafica formazioni, c'è emergenza nella Lazio, in campo con il consueto modulo, quindi il 3-5-2 che poi può diventare tranquillamente un 3-4, o meglio un 3-5-1-1, Milan che schiera una formazione tipo, dai, chiamiamola così, siete d'accordo? La possiamo giudicare una formazione tipo? Saelemaekers, io vorrei sempre precisare che questa è la pronuncia corretta, Saelemaekers, senza andare a Saelemaeker o robe strane, Saelemaekers. La novità è Zlatan Ibrahimovic, c'è il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, questa è la principale novità in casa rossonera. Inzaghi e Pioli a bordo campo, i due allenatori. Inzaghi e Pioli uniti da un destino differente, perché Pioli giocò l'ultima gara sulla panchina biancoceleste in un derby, perdendolo 4-1, subentrò un po' per caso Inzaghi. E poi ci fu anche il caos in estate con Bielsa che non arrivò, insomma nessuno voleva Simone Inzaghi. La realtà è che lui con i risultati si è conquistato il posto e ha dimostrato di essere il vero protagonista di questa Lazio, costruendo un qualcosa di veramente grande che permette ai biancocelesti di sognare quest'anno. Calvarese sta per fischiare e fischia in questo istante il calcio d'inizio di Lazio-Milan. Ma è una Lazio che dà la sensazione di poter far molto di più di quanto stiamo vedendo adesso. Ci ha provato molto di più il Milan. Benasser apre in zona Çalhanoğlu. Buonaventura adesso si è spostato a fare il trequartista. Riapre ancora per il 10 che scava il pallone dalla parte opposta, c'è Ibra che controlla ancora lontano dalla porta, lo scambio con Benasser, Çalhanoğlu vuole accentrarsi per liberare il destro, eccolo a giro, gol pazzesco, Gökhan Çalhanoğlu si inventa l'1-0 e lo fa in modo meraviglioso, si riprende quello che il VAR gli ha tolto contro la SPAL e porta avanti il Milan con un guizzo da 10, un guizzo all'altezza di una carriera che lo ha visto protagonista di alti e bassi, ma nei momenti di alti c'è tanta qualità. Qui finta il destro, salta Milinkovic e poi fa girare, forse con deviazione, vediamo un po'. Risultato a sorpresa per quella che era la vigilia, ma ve l'ho detto, la sensazione era che il Milan avesse più fame in questo primo tempo. Conti cerca il cross perfetto sul secondo palo, dove c'è Zlatan Ibrahimovic in posizione di fuori gioco, però era tornato a segnare dopo mesi Ibra, il primo gol post covid. Buonaventura per Benasser che ha un po' di campo con la punta, riesce ad allargare per Saelemaekers, c'è Ibra sul filo del fuori gioco, il 56 conduce al trotto, poi cerca il cross, forse mano, sì, calcio di rigore, calcio di rigore, fallo di mano da parte di Radu su cross di Saelemaekers, giocata intelligente da parte del belga, che non ha servito subito Ibra, ha portato avanti il pallone con calma, poi ha messo un cross comunque pericoloso, bene che ti va, va in porta, male che ti va, come in questo caso, è calcio di rigore. Adesso Ibra contro Stracoscia, fischia Calvarese, Ibra, Stracoscia e gol, la palla entra in porta nonostante ci sia arrivato il numero 1 biancoceleste, a poco serve. Perché come nel derby di 10 anni fa, in quel caso Muslera contro Borriello, succede la stessa cosa. Stracoscia para il pallone che però gli passa sotto il braccio. Lazio 0, Milan 2, notte fonda per i sognatori dello scudetto. Ma come dicevo qualche istante fa, se il Milan è sull'ali dell'entusiasmo segna il secondo e poi non lo so se la Lazio riesce a rimontare. Per carità, poi non si può sapere con certezza. E quindi vedremo.
Peraltro il Milan l'ultima volta che andò in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, segnò Ibra anche quella volta, poi perse in rimonta, era nel derby. E i milanisti si gratteranno adesso che ho detto questa cosa. Ci sta, effettivamente, bravo. Anche perché la Lazio può rientrare in qualsiasi momento in partita. Qui Berasser ha cercato la porta, ha trovato la barriera e poi a De Cani e lotta con Teo Hernandez. Sbuca anche Luis Alberto, corre come un treno Lazzari senza palla. Può lanciarlo il 10, lo lancia adesso, posizione regolare. Lazzari contro Donnarumma e riapre la partita. Fa 2-1 ma è fuori gioco. Si è alzata tardi la bandierina. L'assistente ha aspettato che Lazzari segnasse praticamente. Il fuorigioco è corretto. Il fuorigioco è corretto, si resta 0-2. Si resta 0-2, era stato freddissimo Lazzari, che nella gara d'andata si è reso protagonista di un grande match, di una grande prestazione, di un assist perfetto per Immobile. Gol meraviglioso di testa da parte del centravanti biancoceleste, ricordiamo indisponibile oggi assieme a Caicedo. Teo Hernandez che mette giù il pallone con il petto, corre Rebic senza palla, corre con la palla Teo Hernandez, si accentra, rivenzano a tiro, poi Bonaventura, limite, ce l'ha sul mancino, c'è Rebic da solo, servito in aria, Rebic può calciare in porta per il 3-0, tutto fermo però. No, si esulta e quindi è 3-0, è tutto buono. Ante Rebic segna il suo nono gol in campionato, però attenzione perché Calvarese è così, dice calma, dice VAR, adesso rivedremo, momentaneamente 3-0, altrimenti sarebbe il terzo gol annullato della serata. Vediamo un po', Rebic è regolarissimo e quindi Lazio 0, Milan 3, pazzesco, pazzesco davvero all'Olimpico, adesso possiamo dirlo, adesso possiamo dirlo. Il Milan però sta distruggendo una Lazio sicuramente priva dei suoi uomini chiave. Ma andiamo ad analizzare anche il Milan, che non mi sembra una squadra di un'altra categoria rispetto ai biancocelesti. E il 3-0 è pesantissimo. Teo Hernandez intanto va in percussione, vuole lo scambio con Rebic, vuole regalarsi anche la gioia personale. Stracoscia gli dice di no. Miracolo di Stracoscia, qui meritava Teo Hernandez, che si è fatto tutto il campo, ha triangolato con Rebic e poi poca freddezza però sotto porta. Attenzione però al live perché c'è l'inserimento da parte di Teo Hernandez che si divora anche questo di gol. Poteva fare 0-4 per la seconda volta, prima Stracoscia strepitoso, stavolta ha sbagliato piede praticamente perché ha messo il pallone d'esterno sul fondo. Leggo il commento di Luigi perché comunque fa ridere ed è anche maledettamente realistico. Comunque all'81esimo di una partita del 3 luglio Teo Hernandez è nell'area avversaria. Giusto, poi sbaglia i gol, però è giustificato, in questo è giustificato. Calvarese fischia 3 volte, tramonta Lazio-Milan e probabilmente tramontano anche le speranze, i sogni scudetto della Lazio, mentre si accende anche una rissa con Teo Hernandez che viene allontanato da tutta la Lazio praticamente. Teo Hernandez che stava andando a muso duro con Lazzari, conta poco, conta che il Milan questa sera vince facendo il suo, non più del suo, ma essendo cinica contro una Lazio alla quale mancavano tanti giocatori, una Lazio che comunque ci ha provato a sprazzi, ma i rossoneri sono stati più costanti, più concreti, lo ripeto perché fa sempre bene ribadirlo, ma più costanti, più affamati, già nel primo tempo si vedeva e nella ripresa la Lazio ha avuto qualche fiammata, la possibilità di segnare con Lazzari, un gol che è stato giustamente annullato per fuorigioco, ma poi, giusto così. Finisce dunque 0-3, io vi do i miei migliori in campo, nella Lazio Luis Alberto, nel Milan Alexis Alemakers, questo è il mio parere, e dunque ci possiamo anche rispostare con la grafica di qua, ma naturalmente andando a cambiare il risultato. Però comunque sia, io voglio lasciarvi appunto con questa domanda. Finisce qui per lo scudetto? E poi ovviamente qui sotto nei commenti datemi anche, o meglio nella live e poi per chi guarderà il video domani, datemi i vostri migliori in campo. Fatemeli sapere, mi raccomando. E allora ragazzi, sapete che vi dico, io vi saluto, domani Napoli-Roma, perché adesso spostiamo il focus, non lasciamolo soltanto in chiave titolo, ma spostiamoci un po' più giù, in Europa. Champions, ma soprattutto Europa League. Il Milan adesso ci crede. Il Napoli domani ospita la Roma. Napoli che è già aritmeticamente in Europa League, ve lo ricordo, perché con la vittoria della Coppa Italia ci va di diritto, ma questo è. Dai! Ci vediamo. Buona serata a tutti. Never give up!